Ignorando le forti pressioni della comunità internazionale, le autorità indonesiane hanno dato il via libera all'esecuzione entro 3 giorni di 9 stranieri, tra cui un francese e 2 australiani, condannati per spaccio di droga. Come prevede la legge, ai prigionieri è giunta la notifica delle 72 ore, con cui parte una sorta di conto alla rovescia che terminerà con l'esecuzione. Delle procedure d'appello presentate rimane in piedi solo quella del francese Serge Atlaoui, sulla quale si attende una pronuncia della Corte Suprema. Uno dei 2 australiani, Andrew Chan, si è sposato con una cerimonia privata organizzata nello stesso carcere, dove potrebbe essere fucilato entro domani.